chiami? Daria. Daria, ma tu sai dove siamo? In biblioteca. Biblioteca di chi? La biblioteca dei bambini, dei ragazzi, degli adulti. Dei bambini. Senti, che farai oggi qui? Leggo i libri. Della biblioteca dei ragazzi e delle ragazze. Compiamo un anno, siamo piccoli ma abbiamo fatto un sacco di cose in questo anno. È un servizio gratuito, è un servizio che mettiamo a disposizione di tutti, sapete ci sono delle giornate in cui è aperto e che dà la possibilità di prendere in prestito i libri, di incontrare gli autori e gli illustratori. Abbiamo dato più prestiti per oltre, ancora una volta, 12.000 prestiti, ci sono più di 3.300 tessere che sono state distribuite, quindi è una cosa in buona salute. Io sono Maria Grazia Foschino Barbaro, sono responsabile del servizio di psicologia dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Nel nostro ospedale sono tante le iniziative in piedi sul piano delle attività ricreative, ludiche, creative e didattiche. È importante poter avere degli spazi, dei luoghi, delle attività che possano in qualche modo far sentire di essere capaci, di avere comunque ancora delle abilità, di poter essere creativi comunque. Bella. Lo tengo io questo. Bella. Sono il posto. Ciao Valentina. Tu sei questa volta. Tanto qua mi hanno registrato. Hanno accettato di far uscire. È la stessa gamba proprio, guarda. Sei tu uguale. Beh, questo sono le gambe. Progetto di attività ludiche, artistiche ed espressive negli ospedali
pediatrici, e per sintesi noi chiamiamo progetto ospedale, è l'intervento che il Comune di Bari finanzia ormai da molti anni all'interno dei 3 ospedali pediatrici a Bari. In questo periodo in particolare facciamo soprattutto attività legate alle preparazioni, ad allestimenti, anche per cui chiediamo la collaborazione dei bambini per allestire un po' gli spazi, per personalizzarli, quindi le cose che vedete anche qui all'interno della ludoteca in parte sono realizzate insieme ai bambini. Ho 12 anni, faccio la terza media e vado all'Istituto Comprensivo Massimo Dugno. Ciao, mi chiamo Anna, abito a Bari, sono nata in Georgia, ma di origine sono armena. Mi chiamo Reza Ridwanu Ridoi, vengo da Bangladesh, sono venuto 4 anni fa in Italia, inciso con i miei genitori. Questa sera ci siamo organizzati per fare un laboratorio di cucina di tutte le culture che si trovano nel nostro centro. C'è una cultura indiana, poi quella del Bangladesh, georgiana e maurziana. Mi trovo qui perché sto facendo un laboratorio di cucina che si chiama Sapori e Saperi. Stiamo cucinando noi e impariamo a cucinare e ci divertiamo ad assaggiare i cibi degli altri. Allora, ascoltate, io ho macinato le mandorle già pelate, tolte dalla buccia. Si comprano le mandorle, si tolgono la buccia e si macina. Macinati, poi si macina pure lo zucchero a velo e si mischia le due farine. Allora, guarda. Piatti tipici del loro paese e noi abbiamo fatto le cose nostre. Che cosa? Le cartellate e le paste di mandorla. Il polenta fredda dolce, il maurziano bugin. Di fare questo laboratorio di cucina che sta funzionando, perché ci sono chiaramente le signore e i signori della Città Vecchia che sono comunque molto assidue nella frequentazione di questo spazio, già con dei laboratori di cucina anche abbastanza diciamo costruiti, e diciamo in questi anni, in questo anno siamo riusciti a coinvolgere anche le famiglie dei ragazzi appunto che seguiamo normalmente. Di
io sono Emanuele Trigiani e sono l'educatore del centro di ascolto per le famiglie, centro aperto polivalente per minori del quartiere Picone Poggiofranco. Abbiamo organizzato il laboratorio di auguri in pop-up. Vi piace? Sì! Quelli là, i libri che si aprono. Bravissimo, si chiamano pop-up, che dall'inglese vuol dire esplosione in su. Un piccolo biglietto d'auguri per Natale, che insomma, adesso vi spiego come farlo, in modo tale da poter dare gli auguri in casa o a un amico o a chi volete voi. Con il centro ascolto per le famiglie abbiamo voluto organizzare un qualcosa che fosse affine alle loro capacità, come quella del cucito, e infatti abbiamo pensato al Cuciamo il Natale. Dobbiamo fare il laboratorio di cucina, che dobbiamo cucinare. Cosa cucinerete oggi? Sai già? Non lo so. Non sai che cosa vorresti preparare, che cosa vorresti imparare? Dei biscotti. Come? Con la cioccolata. Facendo la farina. Stai facendo la farina? Sì. La farina c'è già. Scusa, e dopo la farina? La massa. Per cosa? È bastante. Per i dolci. Stiamo portando avanti una visione di impianto educativo che tenga ben presente le esigenze della nuova generazione e anche della vecchia generazione, per cui ci fa molto piacere portare avanti un lavoro che possa unire e integrare e implementare generazioni, vissuti, sentimenti pregressi che appartengono ad epoche e contesti socioculturali differenti.